Per contrastare la violenza, Università dell'Aquila, Prefettura e Commissione Europea si sono unite, presentato un piano di controllo e formazione sul territorio. Antonio Monaco. Aiutare quindi anche in questa giornata di presentazione e poi successivamente con i seminari che seguiranno poi nella fase autunnale tutte le persone che in qualche modo avranno contatto e quindi potranno intercettare per tempo segnali proprio per un'attività di prevenzione ma anche per incanalare poi i soggetti verso strade più legali quindi, e non verso la radicalizzazione. Il controllo del territorio per evitare radicalizzazioni violente, come sottolineato dal prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco, passa soprattutto dalla sinergia tra le istituzioni, dalla formazione e dalla collaborazione dei cittadini. L'unico modo per evitare di far attecchire la criminalità ed altre forme di diffusa illegalità è la conoscenza della materia anche in ambito universitario. Per le competenze universitarie, la diffusione della cultura della tolleranza, l'eliminazione delle ideologie xenofobe e antidemocratiche, la diffusione di messaggi di attenzione, diciamo, al benessere globale della comunità. Dicevamo della prevenzione, fondamentale è la formazione dei giovani. Formiamo chi, diciamo, è a contatto con giovani che possono, diciamo, intercorrere in queste problematiche, quindi docenti, assistenti sociali, educatori, c'è cioè chi lavora nei centri di giovanili, perché sono coloro che possono in qualche modo essere delle antenne sul territorio.